4 giorni sono passati ormai dall'inizio della traversata. In questi 4 giorni sono riuscito a coprire una distanza di 3 km e 600 metri, che sono veramente pochi. Sono ghiacciato. Con tante difficoltà ho oltrepassato l'isola di Bay. E ora mi trovo nella Wurtwund Bay, dove inizierà la mia traversata verso il polo nord geomagnetico. È molto dura. Che fatica nel tirare la slitta. Per fortuna non c'è neanche vento oggi, sennò ti blocca. Non ce la faccio più. Saremo intorno ai 30 gradi sotto zero adesso. Mamma mia. Sta neve qua. È tremenda. Non ti fa. Non ti dà un attimo di tregua. Ormai sono in vista della baia di Baffin. Questa qua è una crepa. Il terreno peggiora giorno dopo giorno. Sto entrando all'interno dello stretto di Neres e le correnti marine spaccano la banchisa polare formando canali d'acqua molto pericolosi. Bello grande. La vita è stivata per 60 giorni, se ho la fortuna che lo stretto di Neres è in buone condizioni, tenterò la traversata fino a Kanak. Però questo mi fa patire le pene. Tira veramente un forte vento, la temperatura esterna sarà molto al di sotto dei 40 gradi sotto zero. Il vento penso che sarà sui 60-80 km orari. Ghiaccio fine polvere proprio, con il terrore sembra che magari arrivi una folata violentissima da sradicare via tutto. Ho sistemato una di fine giornata controllo con il GPS se sono uscito di rotta e quanti chilometri ho effettuato. Davanti a me l'ennesimo blocco di ghiaccio ostacola la marcia. Devo oltrepassarlo. Hello, Wayne?
Ciao, sono Michele, Italian People. Oh yeah, how's it going? Ciao, ciao. Hey, is good. Now is Va bene, yeah. Mi trovo nella Dobbin, mi trovo. I'm now in the Dobbin Bay. Lo stretto di Neres è impraticabile. Wayne mi consiglia il rientro a Resolute Bay. Aprile 23. Circa 24 km mi dividono da quel punto che solo il GPS mi può indicare come polo nord geomagnetico. Mi preparo per il rush finale. Con queste difficoltà stimo all'incirca 4 giorni di cammino. La slitta e la tendina rimangono sulla banchisa polare. Porto con me solamente uno shelter da usare come bivacco notturno e lo zaino pesa oltre 30 kg. Sono lo zaino che mi sta sporcando la schiena e sono appena appena a metà strada dei 23 km. Pensiero che domani dovrò farne altri 23 per tornare indietro. Sono pezzi, la schiena rotta. Spero di reggere. Queste sono le impronte dei lupi dell'isola di Ellerslie. Ok, eccomi qua. Ci sono. Sono arrivato al polo nord geomagnetico. Non c'è né un monumento, né un palo, niente che possa indicare questo punto. Beh, sono felice. Finalmente sono arrivato al punto che tanto mi ha fatto sudare. Non so neanche io cosa dire, so che sono stanchissimo. Adesso monterò lo shelter e mi filerò dentro per riscaldarmi un attimo e preparare qualcosa da mangiare e una tazza di tè caldo. Dopodiché penso di rimanere un paio di ore e di ripartire per la banchisa polare, dove mi attende ancora la mia slitta e la mia tendina. Fa un freddo cane, fa. Sono felice.